che poi sembra che non riposo mai, che non ho mai il tempo per recuperare energie, per concedermi solo a me stesso e al mio corpo, che non c'è spazio per non fare niente, che sembra sia così, ma in realtà ho il mio modo e il mio tempo. Il riposo è la conversazione tra quello che amiamo fare e come amiamo essere. È l'essenza del dare e del ricevere, è l'equilibrio tra lo spazio di cui abbiamo bisogno e quello che andiamo cercando. Per me il riposo è un momento nell'universo, è quello che sono e quello che faccio, è trovare la giusta misura di quello che voglio essere e di quello che voglio fare. Il riposo viene da quello che imparo e da quello che vedo, dal movimento e dalla fantasia. È quel momento in cui il corpo e l'anima si incontrano senza doversi dire niente, come un amore che non ha bisogno di raccontare nulla, semplicemente accade, lì, davanti ai nostri occhi. Sono le onde del mare che non hanno ritmo, perché non si fermano mai, non mostrano sforzo, si riposano tra un passaggio e l'altro. Il riposo è quel momento in cui si lascia andare tutto quello che è fuori e si rimane soli con se stessi e con la propria voce interiore. È riflessione, è dimenticare, è pura e silenziosa presenza dell'essere, che devo saper ascoltare e cui devo saper dare spazio.